Però quella massa grigia che vedi è un tappeto di peli, perché sostanzialmente l'acqua che fuoriesce si incanala qua e qua trova la sua strada. Ok Enrico, Enrico, ok, chiudi, chiudi, grazie. Siamo qua per un motivo molto semplice, ovvero che c'è una perdita enorme che sversa liquami del canile accanto e lo fa esattamente dentro al cinodromo occupato sul campo da rugby, dove tutti i giorni, tutte le settimane continuano ad allenarsi grandi e piccoli. Siamo davanti al Dipartimento Ambiente del Comune di Roma per denunciare che il canile di Ponte Marconi, canile comunale gestito da una società privata Rifugio Agraversione SRL, sostanzialmente scarica i propri liquami all'interno dello spazio sociale Agrobax, in particolare dentro un campo da rugby dove giocano bambini e adulti. E qui siamo oggi appunto per denunciare questa situazione che dura ormai da un paio d'anni. E noi abbiamo provato a fare tutti i passaggi tecnici e di coinvolgimento del comune e non abbiamo avuto risposta fino all'altro ieri, dove sono venuti a verificare che effettivamente, non diciamo balle, ma questo sversamento c'è. Ok Enrico, Enrico, ok, chiudi, chiudi, grazie. Nel senso, abbiamo un poco da dire perché noi siamo gestori del canile per conto del comune, la struttura comunale. Noi l'unica cosa che sappiamo è che il comune ha già fatto un sopralluogo venerdì scorso, sono delle tubature sotterranee, non sono attaccati, non è che siamo confinanti, no? Che dici c'è la cascata dall'altra parte, sono due strutture comunque separate proprio anche da una strada. Non ce ne eravamo mai accorti, l'abbiamo saputo quando loro ci hanno avvisato e poi loro hanno avvisato chi di dovere e... ma noi non possiamo farci nulla, ecco. Quindi noi non solo vogliamo che sia risolto il problema dello sversamento, perché è un problema di inquinamento e di danno ambientale, oltre che di danno alle associazioni che fanno sport dentro Agrobax, l'ex cinodromo, ma vogliamo anche capire perché il comune in 5 anni non è riuscito a mettere mano ad una struttura che è sostanzialmente fatiscente. Dalle analisi si vede che ci sono dei valori non conformi rispetto ai limiti fissati dal testo unico ambientale, il decreto legislativo 152 del 2006, rispetto allo sversamento in fogna. E in particolar modo il fosforo, l'azoto e i materiali in sospensione, probabilmente questi derivano dall'utilizzo di saponi o detergenti che poi vengono direttamente tramite l'acqua di lavaggio sversati all'interno del cinodromo. Noi chiediamo che quella struttura sia riformata, sia ristrutturata, che sia adeguata agli standard che il 2021 pretende per la tutela del benessere animale.